con il presidente della Pinturetta Verdecchia Stelio, un grandissimo risultato per la sua squadra, una frazione di Porto Sant'Elpidio che dopo una cavalcata trionfante, due vittorie fuori casa nei playoff, adesso questa vittoria sul neutro di Villa San Filippo contro il Camerino, una promozione che sa veramente di presa. Veramente eravamo partiti per fare bene, ma non ci credevamo di arrivare a questo punto, anche se con i calciatori il merito è loro, noi li abbiamo assecondati, li abbiamo seguiti, però se ci sono delle persone da lociare sono loro, 23 più il mister 24, il massaggiatore 25, il preparatore dei portieri, l'allenatore in seconda, un gruppo. Noi siamo partiti 30 anni fa nel 1984, una frazione di Porto Sant'Elpidio, da una festa di quartiere con un gruppo di amici che la maggior parte purtroppo adesso non ci sono più, ma sicuramente oggi ci hanno aiutato dall'alto. Siamo giunti a questo traguardo, noi non ce l'abbiamo con Camerino, ci mancherebbe altro. Purtroppo io ho detto solamente che le vendette vanno consumate fredde, perché 6 anni fa purtroppo da una sconfitta all'ultima partita con Camerino loro si sono salvati e noi siamo retrocessi. Mi auguro con il cuore, veramente con i trascorsi che ha Camerino e con il pubblico e anche la società, di ritrovarli l'anno prossimo in prima categoria, perché penso che saranno i primi a essere degni di essere ripescati e lo meritano. Io sono 10 anni che sto da questa società, sono arrivato nel 2006, l'avevo fondata, poi sono andato via, poi adesso sono ritornato. Vorrei dedicare questa vittoria a due persone della nostra società che adesso non ci sono più: il compianto Gianni Battilà e mio padre Verdecchia Cidio, che è venuto a mancare proprio quest'anno a Natale. Il trionfo è per loro e altro non ho da dire, un applauso solamente ai nostri ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Un gruppo quasi totalmente di Porto Sant'Elpidio. Presidente Domenico Guadaroli, è sfumato il sogno della prima categoria, anche se ora c'è la possibilità del ripescaggio. Sì, è sfumato questo sogno, però è venuto dopo un giorno di tonno strepitoso. Abbiamo perso questa partita che ci può stare, anche se forse sul campo non è che abbiamo demeritato. Abbiamo fallito un gol appena inizio partita e poi loro sono stati bravi, hanno fatto un eurogol e non siamo riusciti più a recuperarlo fino alla fine, anche se il secondo tempo abbiamo riuscito bene, però abbiamo un applauso ai nostri ragazzi perché hanno fatto una bella stagione. Mister Giulio Gagliardi, sconfitta, un Camerino che nel primo tempo ha un po' deluso. Lei stranamente era tranquillo, forse sperava in un secondo tempo migliore? Allora, io sapevo le condizioni fisiche dei miei ragazzi, già sabato tu eri testimone, Ossannano, noi siamo arrivati alla fine corti, cioè si è infortunato Parrini, che è molto importante, Cottini ci mancava, ma al di là di questo noi abbiamo fatto un campionato strepitoso perché, ripeto, quello che ho detto adesso alla radio, noi da quando l'ho presa io era ottavi, diciamo il girone di ritorno abbiamo fatto più punti di tutti, più di Caldarola. La squadra io l'avevo vista prima, non c'aveva un'anima, adesso perlomeno abbiamo lottato fino all'ultima partita, l'ultimo minuto. Dunque penso che quello che era da costruire è stato costruito. Faccio i complimenti ai ragazzi della Juniore, se non ci allenavamo in 24. Anche oggi ha giocato un altro ragazzo, doveva giocare un 99, si è fatto male prima con il riscaldamento. Dunque dico che l'annata è positivissima, speriamo in questi ripescaggi, se saremo i primi non lo so, ci piaceva vincere, ma io faccio veramente un grosso augurio a tutti i ragazzi che devono stare tranquilli e sereni, che hanno fatto veramente il massimo. Ripensando un attimo alla partita, forse fare tre punte prima invece di aspettare gli 10 minuti, perché in quel punto l'avete messo in difficoltà. Sì, però era normale, loro si è tirati indietro. Io sapevo le condizioni di Alessandro, che si è curato tutta la settimana di Modica, Daniel lavora adesso, non si può allenare, dunque anche l'ultimo secondo tempo ha fatto fatica. Cioè, facciamo sempre la seconda via, non è semplice stare in forma fino al 14 maggio, perché ci vuole tanta abitudine e esperienza. Noi abbiamo peccato un po' di esperienza, come sul gol, bastava far cadere la palla a terra e rinviarla. I sei ma non costruiscono niente, io so solo quello che è stato fatto l'ultimo girone di ritorno, le due partite dei playoff e anche questa. Ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi. Con mister Birilli al termine di questo trionfante match qui al comunale di Villa San Filippo, come dicevamo con il presidente Verdecchia prima, un traguardo isperato ma meritato e comunque un grandissimo traguardo per la sua squadra. Sì, è fantastico perché questi ragazzi hanno dato sempre tutto dal primo, come ho detto prima, al primo giorno che ci siamo trovati in allenamento fino a oggi.
se lo meritano tutto. Io ho cercato di dare il massimo per il mio ruolo. Non è stato facile perché durante l'annata è stata sempre dura, molta pressione. Poi potevamo anche, fino alla fine abbiamo lottato anche per vincere il campionato, poi delle situazioni non ci hanno permesso questa cosa, però io penso che quello che si è visto oggi è, alla fine diventa ancora più bello. E ripeto, complimenti al Camerino perché è una bella squadra, una squadra giovane che ha una buona mentalità e può crescere ancora. E noi però questo ce l'abbiamo meritato e io sono soddisfattissimo, miei ragazzi.